Al via la fase operativa del recupero e valorizzazione dell'NBIC. Sullo storico silos granario genovese in arrivo un investimento che farà rinascere gli spazi che collegano il mare con la città. È stato firmato l'accordo per cui abbiamo la possibilità, come avevamo anticipato qualche mese fa, che NBIC vada avanti e diventi veramente una cosa importante per Genova. È il centro del vecchio porto, è una posizione strategica eccezionale che porterà un nuovo vento culturale, diciamolo così, perché il recupero di un edificio del genere è un'operazione alla fine culturale, non solo di business. Che c'è tutto il recupero di una città e di un pezzo di città che era stato abbandonato negli anni precedenti. Quindi è una grande operazione che io vedo assolutamente in linea con la città che noi vogliamo, con la città di Genova. Collegato con le piste ciclabili, con le piste di ingresso, dei tour che sono dentro il centro storico. Dopodiché poi ci sono anche dei parcheggi che serviranno anche a chi vive dentro la città vecchia, quindi c'è un utilizzo anche per chi vive nel centro storico. Infatti è collegato al progetto dei Caruggi, no? Al progetto Caruggi che è il rilancio del centro storico. A Palazzo San Giorgio è stato firmato l'accordo tra autorità di sistema portuale e il consorzio di imprese guidato da Vitali. È veramente una bella cosa, poi lì sull'acqua, poi con le crociere, sapete. Poi se contate che poi dall'altra parte abbiamo la grande possibilità di fare la cabinovia che arriva su Sina Begato, ecco che questo diventa veramente un centro unico in Europa, veramente di grande importanza, quindi Genova se lo merita. NBIC è un rudere del nostro porto da troppi anni ed è allo stesso tempo uno degli edifici più pregevoli della nostra città. Rivederlo rinascere sarà una soddisfazione straordinaria e credo anche un grande volano per la nostra Genova. Si tratta di spazi di oltre 40.000 metri quadrati. I privati prevedono di partire entro l'estate del 2021 con i lavori che dureranno tra i 12 e i 15 mesi. Le attività che si insedieranno all'interno di NBIC saranno principalmente funzioni ricettive, quindi un hotel legato all'hospitality, funzioni residenziali di breve periodo, quindi social housing, student housing e senior living, e poi appunto servizi legati alle funzioni crocieristiche richieste da stazioni marittime. La quota residenziale occuperà circa il 60% delle superfici. Genova ha dato prova attraverso la realizzazione del Ponte Morandi in così poco tempo di saper coordinare, sviluppare e portare a termine gli impegni presi. E questi per un investitore ovviamente sono dei segnali molto importanti.